Colle di Tenda ha ripreso gli scavi per il raddoppio del tunnel sul versante francese, erano fermi dall'ottobre del 2020. Cronaca, la tragedia del piccolo Andrea morto a 2 anni in un incidente con il trattore, si attendono i risultati dell'autopsia. Torna in presenza in aprile il premio giornalistico dedicato a Piero Dardanello e riconoscimento alla carriera nel 2022 e per Emanuele Dotto. Cavalier Maggiore, la squadra di football americano dei Vikings, dà vita al murales per ricordare un compagno di squadra. Buonasera dalla redazione del telegiornale di Telegrande, apriamo questa edizione con la cronaca e tornando sulla notizia gravissima della morte di un bambino di 2 anni in seguito ad un incidente avvenuto con il trattore sul territorio della casa di famiglia. Nella giornata di oggi è stata condotta l'autopsia disposta dalla Procura di Cuneo e eseguita nell'ospedale di Saluzzo per cercare di capire se ci siano nuovi elementi utili a definire le cause della morte del piccolo di appena 2 anni che potrebbe avere involontariamente messo in moto il trattore in quel breve arco di tempo in cui non era sotto controllo dei familiari. In seguito all'esito dell'autopsia, la Procura di Cuneo stabilirà, anzi concederà il nulla osta ai funerali che molto probabilmente si terranno nei giorni immediatamente successivi. Ed ora apriamo una piccola pagina dedicata ad uno dei cantieri più attesi degli ultimi 2 anni, si tratta della ripresa dei lavori al raddoppio della galleria del Tenda, fermi dall'ottobre del 2020 a causa della tempesta Alex. Venerdì 22 aprile è la data in cui ANAS, Gruppo FS Italiane ed Edilmaco hanno ripreso gli scavi del nuovo tunnel di Tenda nella canna in costruzione sul lato francese, scavi interrotti nell'ottobre del 2020 a causa dei danni provocati dalla tempesta Alex e ripresi a circa 493 metri dall'imbocco della galleria condotti con esplosivo. Le prime volate sono servite a calibrare le profondità degli sfondi per mettere a punto i sistemi di monitoraggio. Sul lato italiano lo scavo della nuova canna ha raggiunto i 1475 metri dall'imbocco del tunnel dove sono anche in esecuzione le attività di consolidamento delle pareti in prossimità del fronte di scavo tramite chiodature. Per il momento sul versante italiano gli scavi procedono come da previsioni con il martellone meccanico vista la presenza di materiale non sufficientemente compatto per l'avanzamento con esplosivo. Le attività saranno concentrate anche sulla realizzazione di 2 bypass pedonali e di 1 bypass carrabile, quest'ultimo prossimo al completamento. I bypass collegheranno la nuova canna al tunnel storico e saranno utilizzati per lo spostamento di mezzi e materiali durante le prossime lavorazioni. Il progetto prevede per il collegamento Italia-Francia la costruzione di una nuova canna monodirezionale. Per il collegamento Francia-Italia è invece previsto l'ampliamento dell'attuale tunnel sino al raggiungimento delle dimensioni della nuova canna. La cronaca giudiziaria ci porta a parlare del caso del 27enne di origini albanesi arrestato a Busca nel dicembre del 2017 perché trovato in possesso di una modica quantità di sostanze stupefacenti secondo il Tribunale di Cuneo e colpevole del reato di detenzione ai fini di spaccio di droghe ed è stato condannato ad 1 anno e 15 giorni di reclusione. Quando fu fermato nel dicembre del 2017 17 militari trovarono nello sportello della sua vettura al lato guida circa 50 grammi di marijuana e poi individuarono alcuni altri giovani che erano clienti dell'imputato, da qui l'accusa di detenzione ai fini di spaccio che sembra confermata dalla condanna del Tribunale di Cuneo. Ed ora parliamo di trasporti, in particolare quelli ferroviari. Molti disagi sono previsti nel corso dei 10 giorni che vanno dal 26 di aprile fino al 5 di maggio a causa di interventi comunque per migliorare la rete ferrata della Torino-Savona, in particolare nel tratto che da Trofarello collega Fossano.
Da martedì 26 aprile al 5 maggio un tratto della linea ferrata che da Torino porta al mare chiuderà per lavori. È quello che da Fossano raggiunge Trofarello alle porte del capoluogo piemontese, dove sono previsti interventi di rinforzo di alcuni ponti attualmente inadatti al passaggio dei treni più pesanti. Si tratta di interventi propedeutici alle intenzioni espresse dalla Regione Piemonte durante i recenti Stati Generali di Alessandria, ovvero riconvertire la Torino-Savona come nei piani regionali in un corridoio per le merci da e per il porto di Vado. Il viaggio sarà coperto nei prossimi 10 giorni nella tratta interessata ai lavori con autobus sostitutivi. I treni partiranno da Savona con l'orario ordinario e sarà previsto il cambio con bus a Fossano. I treni del mare, che da Pasqua contano 18 corse in più, saranno invece deviati dalla Torino-Savona alla San Giuseppe-Alessandria sino alle fermate di Lingotto. Il collegamento Cuneo e Porta Nuova partirà in orario da Cuneo, ma da Fossano la corsa prosegue su bus sostitutivi confermata nelle stazioni programmate dal servizio regionale. Per alcuni collegamenti le corse in autobus saranno in autostrada. Da Fossano partiranno alle 6 e alle 6.50 e fermeranno esclusivamente a Torino Lingotto. Prevista una corsa bus da Cuneo alle 4.10 per Trofarello confermata in tutte le stazioni e arrivo alle 6.30. Al rientro da Torino Porta Nuova i bus partiranno 93 minuti prima dell'orario del treno e sarà previsto un cambio a Fossano per raggiungere le destinazioni successive. Previsti anche qui alcuni collegamenti sull'autostrada, come il bus delle 16.50 che arriverà a Fossano alle 18.25 e quello diretto Torino-Cuneo delle 21.25, confermata in tutte le stazioni. Cambi di viaggio anche tra Trofarello e Alba sul sito di Trenitalia, le informazioni necessarie. Ed ora una notizia che fa bene al turismo, il turismo escursionistico, quello outdoor che viene promosso particolarmente negli ultimi anni proprio per la sua facilità di fruibilità da parte anche delle persone che vivono il territorio. In questo caso siamo nel territorio monregalese, dove è stato recentemente raggiunto un accordo di programma fra la provincia di Cuneo e il comune di Pamparato per la messa in sicurezza del sentiero che collega tre comuni, Roburent, Pamparato e Montaldo Mondovì. Si tratta di un investimento di 35.000 euro di fondi derivanti dalla Regione Piemonte come quota del 50% sui canoni idrici riscossi dalle grandi derivazioni idroelettriche. L'intervento permetterà appunto di rendere nuovamente fruibile un sentiero particolarmente apprezzato dagli escursionisti del territorio. Ed ora, a proposito di turismo, parliamo di quella che è stata la riconferma ai vertici dell'ATL di Bernardi. Bernardi, lei da qualche giorno è stato riconfermato alla guida dell'ATL Cuneese. Innanzitutto le chiedo qual è la sua soddisfazione nell'essere riconfermato alla guida di questo ente. Ma è una grande soddisfazione che premia un grande lavoro di squadra fatto da tutti negli ultimi triennio, quindi con questa grande soddisfazione di una presenza importante all'interno dell'assemblea, erano presenti il 95% dei soci dell'azienda. C'è stata questa riconferma nella mia presidenza, c'è stata riconferma di buona parte del consiglio di amministrazione proprio a testimonianza del lavoro che è stato svolto in questi anni che, lo ricordiamo, non sono stati assolutamente facili per il mondo del turismo, in quanto la pandemia ha imperversato per ben 2 anni, quindi ha messo letteralmente in ginocchio il settore turistico, ma grazie a un grande lavoro di comunicazione siamo comunque riusciti a contenere le grandi perdite che hanno subito tutto il settore, ma soprattutto siamo riusciti a comunicare nonostante tutto le bellezze del nostro territorio, territorio che ormai, diciamo, è pronto a ripartire nuovamente a pieno regime, quel regime che abbiamo lasciato purtroppo nel 2019. Ci sono anche dei nomi nuovi all'interno del CDA? Sì, un CDA parzialmente riconfermato, quindi la mia presidenza, due componenti ormai da lunga data all'interno della TL che sono Rocco Politano e Gabriella Giornato, e due nuovi ingressi che sono Paolo Bruno, presidente dell'associazione turistica Mondolè con una lunga esperienza nel mondo turistico, e Elisa Muriale, una giovane fossanese che da tempo ormai si distingue nel mondo dello spettacolo, sta studiando per diventare nel mondo dello spettacolo, quindi sicuramente una persona che potrà anche lei portare il suo contributo all'interno dell'azienda, tutte persone con le quali abbiamo già avuto modo in qualche modo di collaborare, affiatate, che cercheranno di fare il meglio per la promozione turistica del territorio cuneese. Ecco, gli obiettivi innanzitutto per la stagione estiva ormai alle porte, ma in generale per il futuro quali sono della TL e anche del suo ruolo?
Intanto arriviamo da due stagioni estive decisamente soddisfacenti, perché sono stato grazie alle ultime due stagioni estive che tutto il settore turistico, diciamo, ha riuscito in parte a risollevarsi da questa caduta, quindi ci auguriamo di poter riconfermare gli importanti numeri degli ultimi due anni, numeri che magari speriamo possano diventare nuovamente un po' più internazionali, perché negli ultimi due anni abbiamo lavorato tantissimo sul turismo italiano, un turismo soprattutto di vicinato, e abbiamo purtroppo perso un po' tutto quel tipo di turismo straniero che causa pandemia, causa Covid è stato chiaramente bloccato all'interno dei paesi europei. Ci auguriamo quindi di poter ritornare a parlare fortemente straniero nel nostro territorio, ritornare a puntare su un mercato soprattutto nord europeo che prevalentemente predilige questo territorio, una stagione all'insegna dell'outdoor che possa nuovamente tornare a crescere, possa nuovamente tornare ampio respiro a tutto il settore turistico. Ed è vero che l'emergenza sanitaria è stata dichiarata conclusa, ma il problema dei contagi resta e si raccomanda ancora particolare prudenza anche e soprattutto in vista di quelle che saranno le riduzioni delle limitazioni. Vediamo anzitutto quali sono i dati riferiti oggi per quanto riguarda la presenza del Covid sul territorio piemontese. Partiamo con il numero dei positivi, sono 4.007, i positivi al tampone sono l'11,3% di quelli controllati e i tamponi effettuati sono 35.521. I ricoveri ordinari sono 810, più 4 rispetto a ieri, crescono leggermente anche i ricoveri in terapia intensiva, sono in tutto 24, più 2 rispetto a ieri. I decessi a causa del Covid sono 6. Ed ora apriamo un'ampia pagina dedicata alla cultura e alle iniziative di rilancio di eventi culturali sul territorio. Partiamo dal capoluogo che il 13, 14 e 15 maggio ospiterà la città in note, ovvero numerosi momenti musicali che sono stati dislocati in più parti della città di Cuneo. Cuneo si prepara, città in note, che cosa dobbiamo aspettarci quest'anno? Quest'anno è la seconda edizione di una rassegna che già l'anno scorso ha segnato un grandissimo successo, un progetto di valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni culturali della città di Cuneo e del territorio circostante. È un territorio di elezione della Fondazione Artea di cui sono il direttore e che intende valorizzare attraverso il linguaggio universale della musica appunto il patrimonio culturale qui presente. Ci aspetteremo l'apertura e la valorizzazione di luoghi in alcuni casi molto conosciuti al pubblico, in alcuni casi meno conosciuti, ma in ogni modo interpretati in maniera completamente diversa, quindi secondo una chiave di lettura diversa rispetto all'abituale, per cui la musica interpreterà i luoghi dei beni culturali della città. Il programma è estremamente ricco, con oltre 20 location coinvolte, oltre 40 eventi in 3 giorni, più di 100 performance, una varietà di linguaggi musicali che andrà dalla musica elettronica alla musica classica, alla musica pop e alle installazioni sonore, insomma un caleidoscopio di attività e di iniziative che animeranno la città per 3 giorni e attrarranno pubblico da un lato, ma artisti locali, nazionali e di livello internazionale. Quali scelte avete operato nel mettere in piedi questo programma che andrà in scena il 13, 14 e 15 maggio? Allora, la prima scelta che io e Carlo Maver come direttori artistici abbiamo fatto è quella di cercare di coniugare sempre la musica corretta, la musica che noi ritenevamo corretta e adatta ad ogni tipo di spazio. Il progetto è un progetto di valorizzazione sia dello spazio che della musica, quindi cercheremo di mettere a proprio agio sia gli ascoltatori che l'artista all'interno degli spazi, sfruttando a volte il reverbero, a volte proprio la sonorità dello spazio o semplicemente una suggestione architettonica. È un format, un festival di grande eccellenza con grandi nomi, rivolto a tutta la gente del territorio e non solo, ma anche e soprattutto ai giovani, con un evento nell'evento che si chiama The Youth Factor, che vuole fare proprio empowerment con i giovani, formarli in modo che siano loro stessi protagonisti
interessi della costruzione di eventi culturali e musicali nel prossimo futuro. Ecco, in questo caso l'appuntamento quando sarà? L'appuntamento è per sabato 23 mattina alle 10.30 in Sala San Giovanni con Matteo Romano, il grande musicista cunese, giovanissimo, ventenne, che ha sfondato a Sanremo e che appunto è reduce da un concerto in Piazza San Pietro per il Papa. Lui nasce appunto sul nostro territorio in maniera anche indipendente, creando dei video su TikTok, e poi avremo Diablo, che è un altro rapper molto importante che arriva anche dalla nostra provincia. Tutti hanno partecipato a Grandi Talent, vogliamo dare un po' una possibilità di fare un talent anche nella loro città, insieme ai ragazzi loro coetanei che stanno frequentando le scuole superiori. E a proposito di musica, torna proprio nel prossimo fine settimana, già a partire dal 23 di aprile con la conclusione, le premiazioni il 25, il concorso nazionale di chitarra Ansaldi, ospitato nel territorio di Pamparato, ha coinvolto giovani musicisti provenienti da tutta Italia che nelle tre giornate si esibiranno sia in saggi destinati al pubblico che ovviamente nei concerti rivolti alla valutazione delle prestigiose giurie. La premiazione si terrà nella mattinata del 25 di aprile. Torniamo a Mondovì per parlare sempre di cultura e questa volta di un appuntamento che ormai sfiora i 20 anni, ma è diventato particolarmente importante a livello nazionale. Si tratta del premio dedicato al direttore giornalista Piero Dardanello e che prevede proprio il coinvolgimento di grandi firme del giornalismo italiano. Quindi sono doppiamente contento di questa premiazione. Un po' di rammarico c'è perché come regalo di compleanno dopo 2 anni e mezzo di giornali Montanelli e 39 anni e mezzo di Rai mi hanno diagnosticato la sclerosi multipla. Ha ragione però anche un grande come Manzoni, mi sembra di essere Tonio Gervaso, a chi la tocca la tocca, cerchiamo di reagire e di portare a casa un buon risultato. Il premio Dardanello in particolare quest'anno ha premiato un personaggio meraviglioso, una voce indimenticabile, a sottolineare il fatto che questo è un premio che punta veramente in alto. Ma Emanuele Dotto è una voce storica della radio, oltre che un amico, un uomo di grandissima cultura, di grandissima sensibilità, è un onore per me far parte della giuria che lo ha premiato. E sono di grande qualità anche gli altri due premiati, Alberto Zanello, il più giovane dell'agenzia La Presse, e Luca Bianchini, che è mio collega alla Gazzetta dello Sport e so quanto valore abbia. E sono contento di essere qui per la famiglia Dardanello, per quello che rappresenta Piero, ma per quello che anche i fratelli Ferruccio e Sandra hanno fatto in tutti questi anni per la promozione e la cultura dello sport. Credo nel valore del giornalismo serio, del giornalismo applicato, del giornalismo sentito, del giornalismo quello fatto bene e che serve, e soprattutto serve oggi che abbiamo veramente fame di notizie fresche, e vediamo dopo tanti anni anche purtroppo i giornalisti morire per il loro mestiere, morire sul fronte dell'Ucraina, e proprio anche per dare un segnale in questo senso che abbiamo deciso, grazie alla collaborazione di Xavier Iacobelli e della famiglia Gasco, di andare su un premio Gasco dato ad un ragazzo che si è dimostrato anche di una buona capacità lessicale, perché passatemi anche che mi ha stupito davvero questo Guglielmo Vicario, che ha detto con poche parole tante emozioni, probabilmente perché uno quando uno parla con il cuore parla sicuramente meglio. Io porterò nel cuore tanti piccoli frammenti di questa serata, sicuramente la standing ovation di Emanuele Dotto mi rimarrà impressa nella memoria, perché una voce come la sua, che ha scritto pagine indelebili di storia di radiocronaca giornalistica italiana, questa sera era qui con noi, sta combattendo Emanuele una battaglia ben più importante, personale. L'ha confessato con molta tranquillità questa sera di fronte alla platea, e c'è stata una standing ovation che poi è diventata quasi un abbraccio, perché la gente si spostava dalle proprie sedute e si andava proprio ad attorniare di fronte a questo piccolo uomo ma con una grande voce.
Restiamo a Mondovì per presentare un allestimento multimediale che è stato inaugurato proprio nella giornata di oggi, 22 aprile, resterà visitabile gratuitamente fino al 5 di maggio, interamente dedicato all'artista Frida Kahlo. L'intento dell'evento multimediale che oggi ci troviamo a presentare è appunto quello di offrire un'esperienza, un viaggio nuovo, imperdibile e irripetibile all'interno di quella che è non soltanto l'opera di Frida Kahlo, ma anche la sua vita privata, la sua vita di donna. E abbiamo scelto Frida Kahlo perché secondo noi meglio rappresenta quelli che sono anche i tempi di oggigiorno. Veniamo da un lungo periodo di isolamento e di pandemia, non sono così lontani gli spettri della guerra e quindi l'uomo, inteso come, appunto come specie umana, sta affrontando diverse difficoltà. Difficoltà che Frida come donna ha sopportato, ha tollerato, ha superato e ha tramutato in arte. Quindi questo deve essere il messaggio che ci piace veicolare, un messaggio universale che ci insegna di trovare nelle difficoltà la nostra via e tramutare queste difficoltà in colore e in gioia e in un urlo che è quello di Frida Kahlo, che appunto ci diceva viva la vita. È un allestimento che si può visitare gratuitamente e che per le sue caratteristiche si sposa al gusto e degli adulti e dei più piccoli. Abbiamo scelto questo tipo di percorso multimediale proprio perché parla un linguaggio giovane, ma riesce a parlare questo linguaggio a tutte le fasce d'età. Quello che succede qui è essere immersi appunto in questo percorso che riguarda la vita di Frida, in tre step. Nel primo di questi le opere e la vita di Frida, le immagini che riguardano la vita di Frida prendono vita, poi l'ospite viene accompagnato all'interno di una esperienza in 10D nella quale si parte dall'incidente che ha segnato la vita di Frida nel bene e nel male, perché è vero, ha sofferto tanto, ma quell'incidente l'ha anche trasformata nell'artista che tutti conosciamo. C'è un piccolo spazio riservato anche ai piccolissimi, che qualora i genitori non vogliano nella esperienza 10D potranno divertirsi a colorare delle immagini stilizzate che riguardano Frida, potranno ricevere in omaggio un simpatico segnalibro sempre da colorare e poi alla fine di questa immersione negli episodi della vita di Frida l'ospite verrà ancora accompagnato attraverso un Oculus in 3D nel mondo del Messico in generale, del colore. Si parte dal volto di Frida e poi girando insomma gli occhi si potrà appunto percepire quelli che sono dei dettagli del Messico, dettagli che hanno caratterizzato la vita artistica di Frida e la sua arte. Sono state inaugurate oggi a Palazzo Samone anche altre mostre, quelle Silvia Beccaria e Danila Ghigliano, Le Lune del Cuore, sei visioni al femminile che rientrano nell'ambito della rassegna Grand Arte 2022, Help, Humanity, Ecology, Libertà e Politica, sono curate dal professore Enrico Perotto e appunto saranno visitabili a Palazzo Samone nel corso delle prossime settimane. Ora un'iniziativa che ha un tono artistico ma è più legata al mondo dello sport. Siamo a Cavaller Maggiore per parlare dell'iniziativa della squadra di football americano dei Vikings, che ha dato vita appunto a murales per ricordare un compagno di squadra. La squadra di football americano dei Vikings di Cavaller Maggiore ha dato vita a un murales in ricordo di un vostro compagno che verrà inaugurato domenica. Com'è nata questa idea, che ha uno scopo insomma particolarmente nobile? È nata appunto dopo un paio di mesi dalla perdita del nostro amico. Abbiamo deciso che dovevamo fare qualcosa per ricordarlo. È già difficile dimenticarlo, però volevamo fare qualcosa in più proprio per tenerlo al campo con noi ancora. E allora ci è venuta in mente questa idea di poter fare un murales, dato che a Cavaller Maggiore hanno già fatto molti murales in giro per la città. E allora abbiamo avuto questa idea qua di farlo proprio all'ingresso del nostro campo sportivo. Ecco, sì, perché per chi non lo sapesse, Cavaller Maggiore è la città dei murales. E questo sarà in ricordo di Valentin, che insomma era scomparso in un incidente tragico.
Sì, purtroppo ci ha lasciato troppo prematuramente, è andata così. Ecco, il murales in quanto è stato realizzato? Cioè, dovessimo dare qualche informazione tecnica? Ma in due giorni, è cominciato venerdì scorso, è cominciato in mattinata, finito in tardo pomeriggio e verrà finalizzato questa domenica con l'inaugurazione appunto alle 18.30 in via Fiume, a Cavaller Maggiore. Ecco, in via Fiume a Cavaller Maggiore, su una superficie molto ampia, insomma, si estende quest'opera. Sì, è una cabina dell'Enel, e infatti ringrazio anche l'Enel che ci ha dato questa possibilità. E, appunto è molto grande, quindi è rimasto proprio un bel murale. Ecco, materialmente chi è che poi ha realizzato quest'opera d'arte? Quest'opera l'ha realizzata Marco Cimberle, che è un artista, fa proprio questo di lavoro, di Torino, originario di Moncalieri, ma vive a Torino. Ecco, questo murales rappresenta proprio un giocatore di football americano. Rappresenta proprio un giocatore visto dalle spalle, mentre diciamo punta in alto in uno stadio. E sulla schiena, peraltro, poi riporta il... nome col suo numero, esatto, il 21 di botta. Voi vi dedicate a portare il football americano, che forse è uno sport un po' inusuale magari da queste parti, e d'ora in poi lo diffonderete anche con il ricordo e anche l'immagine di Valentin. Esatto, sì, ci proviamo, dai. E con questo servizio siamo arrivati in chiusura. Voi come sempre un grazie per averci seguito, l'augurio che trascorriate una buona serata ed un buon fine settimana. Arrivederci.